Buon salve a tutti ragazzi, sono Kenoia e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi faremo il DLC di The Last of Us. Oddio, mi sono già dimenticata come si chiama. Comunque, me l'avete chiesto in tantissimi, alla fine avevo deciso di farlo perché mi interessa, visto che è la storia di Ellie e quindi mi interessa tutto quanto di Ellie. E niente ragazzi, lasciate un mi piace come sempre, non ho idea, penso che duri un paio di ore, quindi saranno circa 4 episodi. Vediamo, vediamo, lasciate un mi piace e vi lascio al video. Vai! Allora ragazzi, questa è proprio la remastered del gioco, perché infatti il gioco prima era per PlayStation 3, questa è la remastered per PlayStation 4 e proprio puoi scegliere invece che The Last of Us Left Behind, che è il nome del DLC. Ok, possiamo partire, nuova partita, ok. Ok, Che c'è? Sono le luci. Sta giù! Oh, questa scena l'abbiamo già vista. Che diavolo sono quei tizi? Però abbiamo una scena che non è che si può Stai fare dietro, cazzo! Probabilmente ci racconta di quello che ha Joel! combinato Ellie. Metti il braccio attorno a me! Quando Joel si è ferito? Forza! Senso, perché abbiamo un po' un buco nella trama, in effetti. Siamo al sicuro. Joel! Joel! Dai! Alzati, alzati, alzati! Devi dirmi cosa fare! Forza! Devi alzarti! Joel! Sì, questa scena ci è abbastanza familiare, l'abbiamo vista recentemente, quando Joel si è ferito e poi noi abbiamo ripreso ad essere Ellie. Sì, abbiamo iniziato ad essere Ellie, questo cos'è? Un flashback. Beh. Riley. Ah, sua amica. Sono caduta sul fianco. Cazzo, pensavo mi avessero morsa. Lo so. È stato forte. Non vorrei uccidermi. Non ti vedo da... Non so nemmeno da quanto. 45 giorni. Beh, 46 tecnicamente. Vuoi sapere che ho fatto? Fino ad ora ti ho creduta morta. Già. Tieni. Guarda. Non ci credo. Sei ancora in stanza da sola. Ho dormito sotto all'ISE per 3 anni e sai quanto puzzasse quella ragazza. E delle luci? Riley Abel. Sei una luce. È diventata una luce. Fico. La conservi ancora? Ma che stai facendo? Voglio evitare che mi becchino in stanza con una luce. Rilassati. Su questo piano non ci sono soldati. Tieni, complimenti. Ehi. Siamo a posto. Siamo a posto? Sono scomparsa e sei arrabbiata. Sì. E ti devo delle spiegazioni. Andiamo via, ti racconto tutto. È quasi mattina e ho le esercitazioni militari. Sai, dove ti insegnano a uccidere le luci. Su, metti i pantaloni e andiamo. Sono una cretina. Forza! Siamo mai finite nei guai? Ma guarda, per esperienza personale ti posso dire che... Merda! Ci è finita molto spesso nei guai, sicuramente in futuro. Qui invece... Cazzo! Oh, ecco qua. Ok, ti giro sul fianco. Mazza, oh, che buco che c'ha. Beh, più o meno.
Come fa a rimanere attaccato? Per un po' andrà bene. Cerco qualcosa per curarti, ok? Ok. Callus, dagli un occhio. Il cavallo. Che brutta pina che fa con povero cavallino. Mi fate risalire sul cavallo, no? Da un occhio, non saprò dove era. Vado, ma torno subito. Promesso. Ok, se lo vedremo. Perfetto. The Last of Us Left Behind. Sì, penso che a sto punto sarà un alternarsi di flashback con questa sua amica Riley. E mentre noi giochiamo... Ce la posso fare. Shally qua, sì. Bene. Adesso vado. Ok, ottimo. Siamo tornati a giocare. Un po' me l'ha mancato. Cioè, in realtà era mancato solo per pochi giorni, però comunque... Pur sempre è mancato. E niente, sono felice perché usare Ellie è sempre figo. Infatti mi era dispiaciuto quando avevamo smesso, anche se in effetti era più difficile con Ellie, perché Joel era più esperto, quindi mi veniva più facile utilizzarlo. Però è pur sempre figo usare Ellie. Personaggio con cui mi riesco bene a immedesimare. Non solo perché è una ragazza, ma perché cioè, ci sta, boh, bordello. Comunque, boh, vado a caso, eh. Sono infetti. Dove stanno? Li sento ma non li vedo. Dove cacchio state? Non si vedono. Ma devo dire che sinceramente gli infetti non mi erano mancati così tanto, se devo essere sincera, eh? L3. Farmacia Weston. Speriamo bene. Farmacia. Oh, aspetta. Posso aprire questo anche? Non posso. Chiusa. Cos'era c'era scritto? Combinazione necessaria. Ah, capisco. Per una volta. Quante volte nel gioco ho trovato una combinazione e poi non ho trovato il codice dove bisognava utilizzarla? Che vita triste la mia. Allora, magari la trovo qua dentro, vediamo. Ok. R3 per attivare e disattivare i corci. Ok, grazie per avermi ricordato. Qui cosa c'è? Prendi tutto. C'è niente. Lo sapevo. Hanno già preso tutto. Vabbè, figuratevi se una farmacia restava così colma di roba. E qui? I cassetti? Magari trovo la combinazione. No, niente. Attenzione, qua c'è una porta. Oh, andiamo. Non si apre. Ah, che palle. Kit medico. Ma come cazzo ci entro qui? Serve chiave, va bene. Cerchiamo tutto, scialla. Qui intanto cosa trovo? Read. Combination. Attenzione, il farmacista è impazzito e mi ha aggredito, l'ho colpito con forza e l'ho preso di sensi, l'ho chiuso nel negozio qui accanto, American Brains, e qualcuno lo soccorra. Combinazione. Ah! Raga! Abbiamo la combinazione di quel posto, ma questa persona ci ha chiuso dentro il farmacista. Niente da ridere. Che adesso se noi entriamo lì... Avete ingoiato le pillole e lasciato la bottiglia vuota. Infatti c'è proprio per essere stronzi. Mi viene da ridere perché adesso magari noi andiamo lì e c'è il farmacista, vero? Vabbè, proviamo. Alla fine abbiamo trovato una combinazione, vuoi che non la usi? Vai. 35 a destra, 30 a sinistra, 31 a destra. Ha funzionato. Vai. Perfetto, non è stato arrivato alcun controllo. Ragazzi, ottimo così, proprio. Aspettate un attimo, eh. Porca miseria, a me si è scaricato il controller. Ok, funziona, perfetto. Stavo preoccupando. Andiamo. Sicuri che non c'è qui il farmacista simpatico e carino? Spore. Ah, vabbè, spore. Tanto a Ellie non le fanno nulla. Se hai intenzione di saltarmi addosso, fallo subito. Basta, cazzo. In effetti quando c'è spore vuol dire che c'è anche un clicker.
o cose del genere. Che schifo. Oh, cavolo. Non resuscitare, non resuscitare. Niente. Oddio, adesso resuscita. Ma dov'è? Ti prego, non resuscitare. La chiave. Ok. Cazzo. Ok, lo sapevo che andava a finire così. Lo sapevo che andava a finire così, guarda. Una chiave. Cosa la abbiamo farmacia. Trovato? Biglietto farmacista per vedere. Oh mio Dio. Aspetta, leggiamo. Pensami mentre sarò via, mi mancherai, ma non troppo. Cazzo. Che roba triste ogni volta, però, eh. Vabbè, abbiamo trovato la chiave, che era quello che ci serviva. Vediamo se c'è altro. C'è niente qua. Questo è un negozio di giocattoli, quindi dubito ci possa essere qualcosa di... Merda. Ma porca miseria. Questo è un clicker. Questo è un clicker. Vediamo se riesco ad assaltargli la gola come facevo con Joy. Dai, 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 dai. Mi sa che non si riesce. Ci sono rimasto un attimo male. Posso essere sincera? Che non ho munizioni. Ero convinta di riuscire a farlo. Mi sarò sbagliata. Ma davvero? Sembra strano, eh. Merda. Vediamo questo. Scusa, ci riprovo. Anche perché, guardate, non ho proprio munizioni della pistola. Quindi o lo affronto... Cioè, non si riesce proprio ad affrontare col coltello, mi stai dicendo? Ah no, sì, ok, si riesce. Non so cosa è successo prima. Non so cosa è successo prima. Mi ha fatto strano perché... Boh, non posso craftarmi nulla. Cioè, ero lì dietro, ma è salito così a caso. Vabbè. Ho la chiave, dai. Possiamo andare avanti. Ok. Maronna, che spavento, raga, sto tizio! Ma vado a prendere un colpo sto cartellone. Ma siamo impazziti. Ok. Ma porca miseria, vuoto. Ma proprio lo fanno apposta a farci... A trollarci, ma dico io. E non fare casino però. Un elicottero militare. Ci sarà qualcosa. Andiamo sull'elicottero. Resisti, Joel. Qua non si passa. Non si passa, ok. Vabbè, non mi serve più la batteria. Andiamo da sta parte. Come cavolo lo raggiungo quell'elicottero? Fa un bordello. Passo di qua. Andiamo. Vai all'elicottero. Non si passa nemmeno di qua. Mi sono persa per qualcosa qui. Ah, ma c'è una strada qua. Non l'avevo vista, scusatemi. Scusatemi, non l'avevo vista. Andiamo. Ok, controlliamo sempre in giro che magari non c'è qualcosa che mi perdo. Qui no, posto di qua. Oh, smalti questi sono. A me non servono, mi mangio le unghie. Simpatica. Che schifo. Cos'è? Niente a quel filo. Beh, posso usare questo? Cos'era? Ah, un kit medico. Buono, usalo. Sto registrando, chiudi. Questo cos'è? Biglietto salone di bellezza. Quanto c'è scritto. Questo pomeriggio il maresciallo capo Larry Caulfield ha perso la vita con onore. Durante il volo di ritorno dalla zona di quarantena il nostro paziente si è trasformato. Deve aver inalato delle spore. Perché nessuno di noi aveva notato presenze di morsi. Il paziente si è liberato dalle cinghie e si è avviato sul pilota il maresciallo Sean Brandon. L'ufficiale Caulfield ha cercato di fermare il paziente anche durante la piega del elicottero. Salvandoci la vita. Ci siamo schiantati sul centro commerciale di una zona rurale del Colorado. Io e il soldato Jimenellis. L'ufficiale Caulfield siamo stati gli unici a sopravvivere. L'ufficiale Caulfield è stato morso sul collo dall'infetto mentre tentavamo di immobilizzarlo. Ci ha mostrato subito la ferita, consapevole del suo destino, ha agito secondo il protocollo prima che l'ufficiale Caulfield potesse trasformarsi in uno di loro. Riposi in pace, capitano della quarta divisione fanteria. Ok, questa era la gente che era sul elicottero e ovviamente è precipitato a causa di un infetto. Ovviamente disgrazie su questo, in questo mondo sono sempre a causa di questa apocalisse. Ci siamo. Ok, filmato. Sbrigati. Ah no. Di qua.
Oh, qui flashback. Non si vede niente. Ah, ok. Riley? Riley si chiamava. Ci è mancato poco, eh? Ah, sei qua. Sei una scheggia. Sono colpita. Grazie. Grazie. Forza, dai. Saliamo, su. Luce. Allora, come le hai trovate? Intendi le luci? Sì. Ricordi il soldato che hai morso prima di rubargli la pistola? Sì, me lo ricordo. Quello è Trevor. Comunque, l'ho visto in strada e gli sono rimasta attaccata al culo. L'ho seguito in un vicolo e le luci mi hanno assalita. Poi mi hanno portata nel loro nascondiglio, da Marlene. Hai avuto paura? Ero terrorizzata. Pensavo che mi avrebbero sparato. Ma lei ha detto solo... E così ti ha ruolata nelle luci? Non facciamo del guado, era solo un test. Voleva capire se tenessi davvero alla causa. Andiamo. Sfiliamo come schegge. Ok. Ho visto il poster di ricercata di Marlene dove sopra c'era scritto Hero. Con chi ti vedi in questo periodo? Boh, non saprei. Con nessuno. E che mi dici di Tino e degli altri ragazzi? Tino? Come, ma chi non è? Quelli sono amici tuoi. Ma tu ci parli? Sì, all'incirca. Ah, quindi c'è anche una vita sociale in questo mondo? Si può avere anche una vita sociale, fantastico. Qui non c'è niente. Oh, guarda. Hai già trovato la luce? No, che ridere. Scusa, non volevo offendere i tuoi compagni. Quindi? Ora credi fermamente nella causa? So soltanto che non sono un soldato. Attenzione, siamo pieni di compagni. 30 giorni, un cazzo. La gente si ammala di continuo, sono solo bravi a tenerlo in scacchi. Hai incontrato altri infetti? Come parte dell'iniziazione mi hanno fatto uccidere un... Senti, possiamo parlare di qualcos'altro? Ok. Merda, giù! Cioè, questi stanno tranquillamente scappando in mezzo alla città. Tutto a posto. Proprio te li vai a cercare i guai, eh? Scusa, sono agitata ultimamente. Vabbè, sei una luce, sei ricercata. Ma te, sei bagnata. Ehi, senti, forse dovrei arruolarmi nelle luci. Anche tu? No, ti voglio uccidere. Ti vuole al sicuro in quella stupida scuola. Io non dovrei neanche vederti. Ma che le importa? Ha paura che io ti caccio nei guai. Chissà. Forse ha una paura giustificata, visto che la stai portando chissà dove. Ti ricordi la prima volta che ti ho portata qui? Che ci facciamo qui, Riley? Ho una sorpresa per te. Cosa? È un dinosauro? Forse. Se è un dinosauro ti perdono tutto. Ancora un po' di pazienza e vedrai. Mi piacciono i dinosauri. È un dinosauro. Ok. Oh, guarda. Ah, le avevo recuperate. Le pistole ad acqua, ma smettila. Vuoi dire che il capitano testa di cazzo te le ha ridate? Certo che no, mi sono infilata nel suo ufficio. Riley, ero riuscita a prenderle. Anch'io voglio fare. Ma ti sei fatta beccare? Ma mi sono fatta beccare. Capitan testa di cazzo, sono curiosa di sapere chi è. Sarà una testa di cazzo. Ok. Non ci credo che Winston sia morto. L'hai saputo? Sì. Sai com'è successo? L'hanno visto cadere da cavallo, un infarto o roba simile. Cavolo. Quante persone muoiono per cause naturali in questo mondo? In effetti. Nessuna che io sappia. Esatto. Vediamo che ci ha lasciato. Sul serio? Oh. Cos'è? Cos'è? Cosa? Una foto. Questo è Winston? Cavolo, era un tipo affascinante. Bingo! Ne vuoi un po'? Addirittura. Si sboccia? Accetta? Ma sì, dai, accettiamo.
certo. Che bello, mi ha fatto fare una scelta. Grazie. Che cos'è? Oh, Cristo. Oh, tieni, è vomitevole. Te l'ho detto. Salute, Winston. È forte. Andiamo. Non l'ha chiusa. Oh, è stata la prima volta che in questo gioco mi ha fatto fare una scelta, credo. Anzi, no. All'inizio, proprio inizio, mi ricordo, mi ha fatto scegliere se uccidere o no un tipo. Che ne è di Princess? Beh, immagino che è morto Winston, l'abbiano presa. Povero cavallo. Sarà là fuori terrorizzato. Diavolo. Comunque, questo è un centro commerciale. Che è quello che, tra l'altro, aveva raccontato Ellie. Aveva raccontato di questo centro commerciale in cui lei e la sua amica, appunto, erano state morse. E lei si è salvata, l'altra no, Ellie, quindi... aiutami ad alzarlo. Sappiamo già più o meno cosa succederà, ovviamente. Ci ha fatto spoiler, Ellie. Ellie, ci hai fatto lo spoiler del DLC. Finiremo schiacciate, me lo sento. Porca miseria. Sai che c'è? Forse ci conviene trovare un'altra via. Sì. Già. Ah, va bene. Da che parte, però? Tu stai guardando lassù. Io mi sa che dovrò guardare in giro. Qui si entra, no. Di qua? Si entra da sta parte? Assolutamente no. Ma... ho trovato un'apertura. Oh, grazie, meno male che l'hai provata te perché non trovo niente. Di qua? Ah, sì, è vero. Vieni, vieni. Ok, stai attenta lì dentro. Quando non sto attenta? Speriamo sempre. Vai. Stesso movimento che facciamo con Joel. Stavolta è invertito. Mi prendi? Sì, mi prendi? Oh. Dov'è? Riley? Ah, grazie. Molto più semplice, in effetti. Sì, dai. Stronza, è già la seconda volta oggi. Com'è che questo posto ci era sempre sfuggito? Vieni, ho la maschera perfetta per te. Riley, perfetta. Questa? Sì, dai. Guarda qua. Mettila, dai. Dai, è un lupo. Bisogna metterla. Sì, cazzutissima! Ruggisci? Madonna, mi è proprio inquietante il clown. Roar. Ellie, sul serio. Un cazzo di ruggito! Roar. Ah, cosa cazzo è? Ah, devo tenere... devo premere tante volte il quadrato. E c'è triangolo. Wow. Così! Vediamo chi altro c'è qui dentro. Vediamo. Oddio, che brutta questa. No, non fare cambio, che merda. Questa è proprio brutta. Zia, guardami. Ah, 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 le pantofole di Rubino, che cosa ne hai fatto? Ma come? Cielo Toto! Che cosa possiamo fare? Ah, citazione... il mago di Oz. Questa cos'è? La strega di no- dell'Ovest, mi sembra. Toto invece era il cagnolino di Dorothy. Tripla fenice. Ok. Cos'è sta roba? Questo... Che ne pensi? Adorabile. Questo è inquietante. Non pare una cosa. Niente. Tipo fenice, sinceramente non so cosa possa essere. Questo? Amleto? Gente, poni un quesito se hai il coraggio. Ok. Moriremo entro oggi. Oddio, che bella domanda. Niente. Che fregatura. Devi ruotarlo, genio. Risposta? Oh. È tragicamente improbabile.
Che sollievo. Tragicamente improbabile. Posso riprovarla? Così per curiosità. Guiderò di nuovo un'auto? Vediamo. Lo sento nelle ossa. Che cosa significa? Bene. Posso provare un'altra volta? Così, per curiosità. Un giorno ce ne andremo dalla cazzo di zona di quarantena? Ah, questo sicuramente. Nessuno può dirlo. E vabbè. Quindi è possibile. Dai, l'ultima. Riavremo mai le nostre pistole d'acqua? Vediamo. Gli spiriti dicono di sì. Ottimo. Ah, hai sentito? Dice che riavremo le pistole. Ah, non me lo fa più usare, quindi a posto. Mi sa che bisogna andare da sta parte. C'è altro da vedere di interessante? Oppure... Vado, aspetta, qui c'è un'altra cosa. La gente comprava questa roba. Che schifo. Bulbi oculari. Non ci si crede. Andiamo avanti. Mizze caparò, che cacchio. Questo ammetto che mi ha spaventato. Wow. Sei una cretina. Questa volta un attimo il colpo me lo son preso. Vabbè, andiamo. Proseguiamo. Ma dobbiamo andare in giro con la maschera adesso? Ah, ho un'idea. Vedi quelle auto laggiù? Sì. La rossa è tua, la blu è mia. Lanciamo mattoni. Chi rompe prima tutti i finestrini della sua auto vince. Scherzi? Sono la regina dei mattoni. Ok. Chi perde risponde a una domanda, senza sarcasmo. Che gioco è? Verità o verità? D'accordo, scema, ci sto. Ok. La rossa era mia? Cosa? Babba mia! Guarda, impara! Che potenza! Io sono i mattoni qua. Sì, cazzo! Cazzo! Oh, Bang. Sono più forte di te. Te la faccio rispondere la domanda. Dai. Vai. Olè. E ora quello. Ecco. Sono in vantaggio. Mattone, mattone, grazie. Boom. Sì, ti è piaciuto? Ho vinto? Ho vinto o non ho vinto? No, c'è anche lì. Bam. Vai. Che vandali che sono. Dai. Ultima. Ne manca una. Ho vinto ormai. Oh, levati. Cosa fai? Cerchi di... Ancora. No, l'ho mancato. Ancora una. Oddio. Devo fare in tempo. Devo fare in tempo. Sì. Sì. Regina dei cazzo dei mattoni. La mia aveva i finestrini più duri. Ma cosa? Sì, come no, sfigata. Ok. Loser. Ho paura. Perché te ne sei andata? Perché ti sei arrabbiata? Marlene ti ha parlato di mia madre? Questo allora... della mamma mi interessa. Che dice Marlene di mia madre? Non molto. Da quanto ho capito, erano amiche già prima dell'epidemia. Ah, mi ha detto che tua madre era un'infermiera. Un'infermiera? Litigavano e discutevano sempre, ma erano molto legate. Ti ricorda qualcuno? Già. Dai, devo farti vedere questa cosa. Ci siamo quasi. Boh, mi interessava sapere anche un po' della mamma, perché ne avevamo letto, se vi ricordate. Il diario di Marlene l'avevamo letto e ne parlava, quindi così. Ero un po' curiosa. Perché siamo venute qui? Questo posto mi dà i brividi. Ricordi quando pensavamo fornissero corrente solo a certe zone della città? Eh? Sì. Ok. Io ti seguo, eh? Sta scaricando la batteria della camera. Cos'è che c'è qua? Si scopre che... l'intera città ha corrente. Hanno solo spento gli interruttori. Basta riattivarli e siamo a posto. Ma davvero? È impossibile che funzioni. E invece... funziona. Che ti avevo detto? C'è luce in tutto il centro commerciale. Andiamo a scoprirlo. Fico.
Ok ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto, primo episodio del DLC, ditemi se vi interessa, al momento è molto interessante, praticamente è tranquillo, non c'è stato nulla di che, però io sono riuscito a morire lo stesso, non si sa come, ma vabbè, comunque lasciate un mi piace come sempre per supportare la serie e noi ci vediamo a un prossimo video, a un prossimo episodio che spero esca domenica, comunque sono a Lucca Comics in questi due giorni, quindi spero di riuscire a far uscire, però non vi assicuro nulla, comunque niente, dai, ciao, a presto!